Buongiorno, ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Mi sono svegliata da relativamente poco, perdonate la faccia sfattissima, ogni volta dico la stessa cosa, ma è la realtà. Ieri sera sono andata a dormire verso le 2:30, 3 per finire di fare alcune cose per i video. E oggi mi sono svegliata alle 8, quindi potete immaginare come sto con le mie poche ore di sonno. Ma mi sono svegliata per una ragione, perché oggi sarò fuori tutto il giorno, comunque gran parte, insieme a due personcine speciali che verranno con me prossima settimana per una fantastica avventura fuori porta. Immaginerete chi possono essere, altrimenti lo scoprirete tra pochino. Quindi mi sono detta: devo fare le mie 3 volte a settimana, questa settimana di palestra, se riesco anche 4. Quindi mi sveglio prima, vado in palestra, quindi alle 9:30 ho la lezione, quella che l'altra volta mi aveva devastata, cioè non riuscivo più a camminare. Un po' pazzesco in un certo senso, perché anche quando è così comunque ti senti bene, che si chiama full body. Infatti si fanno di tutto, gambe e braccia. Poi il bello è che è tutto veloce, quindi neanche te ne rendi conto che sono passati tipo 50 minuti. Invece di star lì, tapirulan, cose, non passa mai. Adesso però devo fare colazione. E sì, c'è la banana, la vedete lì. Quindi posso farmi il porridge, il mio famoso porridge. Banana, cocco, cannella e un po' di miele. Vi faccio vedere più o meno la ricettina, perché ogni volta me la richiedete sempre. Ve l'ho fatta già in alcuni vlog, ricapitoliamo un attimo. Allora, ecco i nostri ingredienti, che poi sono semplicissimi: mezza banana, perché una è un pochino troppa. Adesso vedrete anche le mie porzioni sono ridotte per il porridge, infatti io ne metto 3-4 cucchiai grandi. E questi appunto sono fiocchi d'avena, dovete prendere questi fatti così. Poi la cannella, qui abbiamo la farina grattugiata di cocco, il miele e il latte. Quindi quello che vado a fare è prendere un pentolino così piccolo, tanto appunto la mia quantità è poca. Prendo un cucchiaio grande e faccio 4 buttate. Fatto ciò, aggiungo il latte fino a coprire i fiocchi. Poi dipende anche quanto vi piace il liquido. Infatti io ci aggiungo anche un pochino di acqua. E adesso sul fornello. Fiamma alta finché non bolle, dopodiché quando comincia ad addensarsi l'abbasso. Ecco, quando comincia a bollire così, come vedete ancora troppo liquido, quindi io abbasso tantissimo il fuoco e continuo a mescolare per non far bruciare i fiocchi. Appena è pronto, lo verso in questa ciotolina. Questa qui è di Ikea, molto carina. E poi ci metto sopra la banana che ho già tagliato, cocco, miele, una spolveratina di cannella. E voilà! Non sarà la cosa più bella del mondo, ma è buonissima e vi fa iniziare al meglio la mattina. Adesso me lo mangio, che si sta facendo un pochino tardi, sono le 8:40, tra una ventina di minuti dovrei uscire e non voglio che mi stia tutto sullo stomaco. Ok, colazione finita, adesso andiamo a svegliare il cagnolino che come sempre è rimasto sotto le coperte e poi devo preparare le cose da portarmi perché pomeriggio andiamo al centro da MAC e io ho preparato questa bustina, un po' trash però vabbè, con 12 rossetti perché devo fare il back to MAC. In anni e anni e anni di make up io non ho mai fatto il back to MAC perché ho sempre avuto le mie cosine lì, eccetera eccetera. L'altro giorno ho comprato questa palettina e l'ho fatta diventare, come potete leggere, una palette da 15 di soli rossetti MAC. E in tantissimi mi avete chiesto su Instagram come ho fatto, da alcuni ho risposto, da altri non sono riuscita. Però è semplicissimo, ragazzi, cioè dovete semplicemente sciogliere il rossetto, tagliarlo, scioglierlo su un cucchiaino col fornello e poi colarlo qua dentro. Vedete come viene? Lo so, è brutto perché i rossetti MAC sono iconici, eccetera eccetera. Però per il lavoro questo è molto più comodo, cioè lo riconoscete, insomma. Qui sopra c'è scritto i nomi, purtroppo ho perso la plastichina sopra, quindi si è sozzata anche l'etichetta, ma vabbè, sono abbastanza proud. E quindi quei rossetti che ho utilizzato, adesso ci devo fare il back to MAC. In realtà ho altre 5 cose, ma me ne manca una, quindi quando avrò finito anche quell'una riandrò. Se non lo sapete, il back to MAC consiste nel riportare 6 scatoline che hanno questa funzione back to MAC. C'è scritto su una delle linguettine della scatola se potete usufruirla per questa opzione. E con questi 6 prodotti in cambio vi fanno scegliere un rossetto gratis, quindi è abbastanza figa come iniziativa. E qui sotto, come vedete, c'è il solito bozzetto. Ma stai dormendo profondamente, amore mio, oggi?
occhi. Vuoi dormire un altro pochino? Rimettiamo la pasta sfoglia sopra. Adesso ragazzi, io dovrei vestirmi perché non posso andare in palestra nel accappatoio. E anzi, dopo essere andata a palestra, lo vedete questo pacco di Asos? Devo riportarlo in posta perché faceva parte del video di giovedì dell'outfit, quello economico di Asos. Allora ragazzi, sono in macchina. Sono uscita da palestra e in realtà sono passata anche alla posta a portare il pacco che vi avevo detto prima di Asos. Adesso sto tornando a casa, che ho delle cosettine insomma da fare. In più volevo vedere anche se era uscita la nuova puntata di American Horror Story e logicamente guardarmela. Ho fatto un'ora e mezza perché la lezione è 50 minuti, più ho fatto un po' di attrezzi e sono devastata, cioè devastata. Io non ho mai fatto 100 addominali di fila, vabbè che alcuni li ho saltati perché non sono proprio allenatissima, ho ripreso palestra da meno di un mesetto. Devo dire che è andata bene, quindi sono molto 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 felice. Detto ciò, adesso il braccio è un po' in cancrena, quindi torno a casa e ci rivediamo lì che devo farvi vedere un po' di novità, un po' di cosine nuove. Allora, visto che sono esattamente le 11:30, io mi devo vedere con Giulia a Luna, quindi manca ancora un po'. Ma dopo tutta questa attività ho un leggero languorus. Comunque avete visto che bello il mio sfondo, we heart it. Mi faccio una gallettina con un pochino di crema spalmabile. Questa qui non è Nutella ma è la nocciolata della Rigoni, che è molto più buona secondo me. Ah, comunque senza volerlo io ho svelato una delle due persone di oggi, come se fosse un affare di stato. In più ho saputo che domani devo truccare una ragazza, che poi è quella che trucco sempre, che fa la modella anche qui su Instagram. Quindi domani mattina altra sveglia presto. Invece poi stasera devo prepararmi le cose da portare. Adesso faccio questa merendina, salgo su e vi faccio vedere le novità che mi sono arrivate. Allora, eccoci qua nell'angolo racconto tra virgolette, il mio brufolo non si è ancora tolto in tutto insomma a dettagli. Vi faccio vedere le cose che mi sono arrivate da Octoly. Allora, ho preso questo fondotinta qui che non avevo mai visto, credo si chiami Full Coverage, ha questa boccetta tipo pittura, è stranissimo. Ho preso la tonalità 59 Ebony per avere un range più ampio di fondotinta anche Full Coverage, perché ho tante colorazioni di quello nuovo di NYX, tra cui anche queste scure, però questa è un pochino più calda rispetto alle altre, quindi volevo provarla. Poi ho preso questa, che so già che sarà fantastica, sono le nuove tinte labbra, o credo questi siano rossetti liquidi comunque, quelli che vengono 10,90 di Sephora, sapete che io li stramo. Questo è il numero 11, sì, è un vinaccia. Poi c'è questo qui di Clinique, tonalità 08. CN, che è questo fondotinta qui, Leaven Better. Dovrebbe in teoria andarmi, però non ne sono molto sicura onestamente, forse è troppo scuro, vedete, troppo giallino. E ultima cosa, sempre di Sephora, anche questo credo sia nuovo, ed è una cipria opacizzante compatta. Questa è una colorazione 10 Ivory ed è appunto fatta in questo modo, una cipria semplicissima, ha anche il puff qua sotto per i ritocchi, quindi è super 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 comoda. Invece di mio, da Beauty Bay, mi è arrivato il fondotinta, quello che io avevo comprato sbagliato, perché io avevo comprato il serum e questo qui invece è il Full Coverage, tonalità sempre la stessa, 1.1N. Le boccette sono uguali, però questo qui dovrebbe appunto avere la funzione Full Coverage. Questo è il fondotinta famoso perché costa tipo 6,50 euro, una cosa imbarazzante. Invece all'evento di Foreo, che non vi ho ripreso quel giorno perché ero mezza stranita, no raga, è stato una settimana di fuoco quella lì, mi hanno dato questo qui, il Foreo Luna Play Plus, e invece a casa mi era arrivato questo qui che è la versione più piccolina. Mentre mi sposto dall'altra parte della camera, non fate caso raga, un casino, cioè vi faccio vedere su questo mobiletto, non so più dove mettere le cose. Comunque vi faccio vedere, al press day di NYX che siamo andate l'altro giorno io e Giulia, ci hanno dato l'agendina della collezione Sugar Trip, questo cofanetto che è carinissimo ed è della linea Whippet Wonderland, e ci sono degli ombrettini, devo dire tutti sui toni abbastanza portabili, e questo è il mio pezzo preferito, non giudicatemi, ma se avete amiche o siete amanti dei glitter, questo è regalo natalizio per voi. Questo è il Vault dei glitter Sugar Trip, vi faccio vedere sperando che non cada nulla. Come vedete ci sono questi glitter
Terra, aspettate che vi tolgo la plastica. Eccoli qui, c'è anche Gwenda che è curiosa. Amore, non fanno per te glitter, piccola. Come vedete abbiamo la full size della glitter glue. Ci sono quelli un po' più classici, tipo argento, questi mezzi orografici, dorati, rosso, fucsia, viola, bronzo, nero. Cioè davvero ragazzi, per me è un ciaone. Il prezzo non so dirvelo, perché vabbè, come sapete mi è stato regalato al press, però sicuramente sul sito trovate tutto o anche già nei negozi. E basta, that's it. Quindi prima vi avevo detto sì, voglio vedermi una puntata di American Horror Story se è uscita. In realtà non ho tempo di vederla perché sono le 12, quindi adesso mi do giusto una truccatina, una sistematina, mi sistemo i capelli e ci vediamo a luna, sia con voi sia con Giulia, che andiamo a mangiare insieme, andiamo a fare un giretto a Roma, che io devo portare indietro una cosa di Zara, oggi è giornata di reso, e lei invece deve andare a fare shopping, quindi l'accompagno. Eccoci a Roma, la nostra prima tappa di oggi con Giulia X. Ah, mi dovevo comprare le Adidas, amore. Prima mi si è fermata la clip perché Giulia era andata comprando le nuove scarpette. Sì, poi sono sempre le stesse, io devo capire ancora sta cosa. Ma perché Giulia ti compri le scarpe? Io ce n'ho tipo 50 tutte diverse. Vabbè, ma tu c'hai pure una malattia, io no. Ma cosa? Cioè lei è più malata di me per altre cose. Io sono malata per le borsette, vedete la mia nuova Chanel. Ok, ma io che andavo a mangiare, mi sa. Io ho fatto quello che dovevo fare. Lei ha fatto quello che... Ah no, dobbiamo andare da diverso. Vuoi andare da diverso e poi a mangiare, sì, così poi stai rilassata. Gonfia, capito? Perfetto. Ah, così puoi provarti. Posso tutte provarmi tutte le cose che voglio. Se non mangio. Ma vi rendete conto? Va bene. Allora, adesso diverso. E poi mangiamo. Siamo con Giuliz a provare le cose sartoriali e non. Guardate che brava ragazza con questa gonnellina un po'. Ho preso una gonnellina un po' scolaretta sartoriale. Che sciocchina. Vai, provaci qualcosa. Ah, ecco il cappottino. Ah, vuoi vedere quel cappotto sartoriale? Beh, faccelo vedere. Oh, io direi che come outfit, ragazzi, ci sta tutto. Ci sta. Poi eravamo indecise su questo maglioncino rosso. Poi il rosso ti sta anche bene. Un po' cappuccetto. Vediamo, vediamo. Fatta questa scelta di vitale importanza, poi siamo pronte. Ok, Giulia sta facendo le stories. Siamo venuti da due e si hanno messo la capannina come le bimbe felici. E nel mentre io mi scelgo qualcosina. Abbiamo finito di mangiare, però mi sono scordata di riprendervi i piatti. Che sciocca. Ora andiamo a prendere Desi alla metro. Eccole, siamo tutte qui ragazze. Potete fare un saluto invece di evitarmi? Ciao. Ecco Desi con il suo outfit, Giulia con il suo outfit. Gruppo Londra riunito prima del... Vi rendete conto? Guarda che carino. Eccoci a Piazza del Popolo. Cioè a Giulia gli piacciono sti cosi volanti, raga. Poi c'è l'obelisco. Adesso andiamo a fare un po' di shopping. Desi, dobbiamo andare alla MAC. Primo step. Questo sta in moto, raga, non sta in bici. Siamo passati al pop-up store di Clio. Logicamente ho comprato qualcosina. C'è Desi che si è provata l'ombretto come illuminante. Ed è molto carino, ragazzi. C'è anche l'angolino delle foto. Yes, Clio. Siamo venute da Ginger. Io ho preso Willy Wonka, il mio frullatino preferito. Giulia ha preso il tiramisù e il cappuccino, proprio da brava ragazza. Desi è l'alcolica. Si è presa il mojito e tutto questo aperitivino che è molto piutto. C'è anche il couscous, le verdurine in salamoia. Vedi, è tutto healthy. È un po' troppo healthy per te, Giuliz. Sono tornata in macchina. Come vedete ho indossato uno dei miei acquisti, che è questo cappellino molto carino, che ha tipo tutti i fiorellini. Sto per tornare a casa. Sono morta. In più adesso devo, vabbè, docciarmi, lavarmi, eccetera, e fare la valigia make up per domani. Avete visto, siamo stati nel pop-up store di Clio. Io mi ero totalmente dimenticata. Poi abbiamo visto le ragazze che venivano con le buste. Ho detto lampadina, andiamoci. Piccolino ma grazioso. Ci riaggiorniamo appena riuscirò, spero, a tornare, perché a quest'ora c'è un traffico un po' così. Sono qui, ho fatto il back to Mac e ho preso questi due rossettini, che spero di non avere. Cioè uno sicuro non ce l'ho. Si chiama
chili, lo vedete il colore? È tipo un misto tra un mattone e un rosso. E poi questo qui invece è Lady Danger, che io ho seriamente paura di averlo già, però vabbè, nel caso amen, lo metterò magari in un giveaway, che è un bellissimo rosso aranciato. Io li amo questi colori qua. Detto ciò, adesso metto a posto tutto, che come sempre sembra scoppiata una cavolo di bomba, e noi ci sentiamo più tardi, e anche perché è abbastanza tardino, abbiamo fatto merenda tardi, però sono le 8:30, tempo che metterò a posto, mi laverò eccetera eccetera, sarà ora di una bella pappata, ma penso di farmi il tomino, che è il mio formaggino preferito. Adesso devo preparare il make up per domani, ma qui hanno messo Harry Potter su canale 6 ogni mercoledì, per chi fosse interessato, fanno i film. Questo qui è l'Ordine della Fenice, quindi ne mancano 3, il Principe Mezzo Sangue, i Doni della Morte 1 e 2. Tra l'altro mi è preso un mal di pancia che non vi dico, infatti mi sono presa l'intero germina. Devo ancora struccarmi, cioè strano davvero. Adesso vado su, prendo la valigia e faccio un po' le borsine per il make up. Poi magari vi faccio dare una sbirciatina, perché a volte mi chiedete come divido il make up. Allora, mi sto facendo una super maschera perché avevo la pelle distrutta, quindi dovrò fare un pochino di reidratazione. E ho utilizzato, questa è la seconda volta che la faccio, è della Veda e si chiama Wedding Mask, perché è ispirata a quelle che si fanno le ragazze e le donne indiane il giorno prima del matrimonio, quindi è tipo super ricca, illuminante eccetera eccetera, e mi piace tantissimo perché si assorbe completamente, va bene in profondità. Questa va fatta la sera, consiglio la maggior parte dei trattamenti facciali, perché mettete caso vi arrossate o vi viene qualche reazione strana, non si sa mai, meglio prevenire che curare. Allora, sto finalmente preparando la borsettina. Queste sono le palette che ho deciso di portarmi, perché vogliamo fare una cosa un po' glam, luminosa, però non sappiamo ancora bene i colori, quindi ho portato la Naked Cherry, la Soft Glam, la Spicy Nudes di Pupa. Tra l'altro ne sono uscite un po' di queste qui, devo dire che non sono malaccio, provatele. Io ne ho ricevute 4. Poi vabbè, la Poison Garden e questa qui che è super top, ogni volta la porto, di We Makeup con i 50 colori all'interno. Ve la faccio vedere, guardate che bella. Questo è il sogno di ogni makeup artist. Tra l'altro ombretti che sono molto molto performanti. Non li ho ancora provati tutti quanti, ma come vedete la maggior parte sì. Poi qui abbiamo il sacchettino per il viso, messo i correttori di Nabla, la setting powder, quello di Benefit, un po' di cose in crema. Qui ho alcune palettine per il viso, fissanti e alcuni ombrettini, top coat, lucida labbra, matitine, mascara eccetera eccetera. Qui invece abbiamo la parte più consistente. Allora, questa è la pochettina che io mi porto sempre e ci tengo sempre le stesse cose, sono un po' i must have. Due palettine di creme, rossetti e colori vari, eyeliner cake, un campioncino di crema, i mascara, matite sopracciglia, eyeliner in gel. Io questa qui di Makeup Forever, che è l'acqua black, però vi devo dire che si secca troppo velocemente, infatti volevo provare quello di Inglot. Fatemi sapere, perché io questo è un po' un nì. E poi ho le classiche, insomma, matita burro, nera e marrone, le due palettine di camouflage che sono i correttori in cialda grassi, che vabbè, sulla ragazza che vado a truccare vanno bene perché lei è giovane, però sulle pelli grandi no. Qui è la mia borsetta delle mille cose che non si sa mai praticamente. Pugnette, pulitore pennelli, scotch, forbicine, bla bla bla. Questo qui è un sacchettino dove ci metto poi i pennelli sporchi. Qui invece ci ho messo le tinte labbra, la palettina dei rossetti MAC, alcune matite. Lei utilizza solo i nude, quindi sono tutte nude. Salviettine, questa è la tavolettina da mettere sotto. Pochette con i cotton fioc, vari cosi monouso e mollettine. E qui ho tutti gli struccanti e le varie cremine. Manca la parte più fondamentale, che sono i pennelli. Io utilizzo questo qui di Nanshi, che ho preso su Amazon, mi ci trovo molto bene. E adesso assemblerò tutto quanto. Detto ciò, io vi do anche la buonanotte. Guardate la mia pelle com'è super lucida e idratata. Vi ringrazio per essere stati con me in questa super giornata. Mi sembra di star sveglia da ore e ore e ore, perché effettivamente è così. Però non so se avete fatto caso, quando vi svegliate presto la giornata vi sembra eterna, ecco. Spero però vi sia piaciuto stare in mia compagnia. Se vi è piaciuto, thumbs up, iscrivetevi se ancora non lo siete. E io vi aspetto al prossimo vlog. Ciao!